Oggi facciamo un giglio di carta. Allora prendiamo un pezzetto di carta crespa bianco, lo dividiamo, lo pieghiamo in quattro parti. Ecco qua. Dopodiché lo ripieghiamo a metà e poi ancora a metà. Teniamo conto che questa è la parte centrale della parte dove noi avremo, che dovrà rimanere attaccata. Allora con le forbici si va a tagliare un petalone, ritagliando contemporaneamente quindi tutti i foglietti. Ecco, si butta e poi abbiamo ottenuto quattro petali, e questi quattro petali noi ne utilizzeremo in realtà tre. Questo non è venuto tagliato, adesso si ritaglia. Allora cominciamo ad assemblare il nostro fiore, mettiamo in modo che siano un po' sterzati. Ecco fatto. Quindi abbiamo ritagliato dei pezzetti di carta gialla, teniamo la parte centrale, dopodiché avvolticcioliamo. Ne prepariamo un altro. Allora, questo lo mettiamo grosso modo perpendicolare, quindi lo mettiamo al centro del nostro fiore. Con la cucitrice andiamo a dare un punto al centro. A questo punto il nostro fiore andrà un po' e andrà data un po' la forma, basterà piegarlo sul retro, vedete? E quindi, dopo avergli dato la forma, ci mettiamo un altro punto semplicemente. Poi lo riapriamo in modo insomma che sia carino. Ne abbiamo fatti altri, li facciamo vedere tutti con la stessa tecnica. Stiamo facendo i nostri cestini, vedete? Questi sono molto semplici e anche molto veloci, come nel nostro stile del resto.